Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi non farò né un video recensione né un video acquisti e niente del genere, ma farò un video vlog, un po' di chiacchiere con voi. Chiacchiererò un pochino perché non ho un video da farvi, non ho acquisti da mostrarvi, in realtà ce li ho, ma voglio aspettare appunto. Ho deciso che farò un video acquisti al mese, sia per i libri che per i manga. Poi video recensioni non ne ho da fare perché devo finire di leggere un sacco di cose. Però appena finirò queste cose o una di queste cose, sicuramente vi recensirò, che siano manga o libri. E niente, sono eccitatissima perché tra poco ci sarà Luca Comics. Non vedo l'ora. E sono già lì col pensiero, io sono già puntata a Luca Comics, ma non vedo proprio l'ora. Quindi. Cioè, ogni anno sono lì che fremo. Tra l'altro, non sono mai stata ad altre fiere se non a Luca Comics e allo Smack di Genova che c'è qua, ma brutta, bruttina come fiera, che non è manco una fiera, è una salone con due stand alla Fiera del Fumetto, no. Quindi, diciamo che Luca è l'unica fiera che ho visto. Volevo andare anche a Romics, magari a quello primaverile, e poi vedere un attimo com'è, perché tutti dicono sia bellissimo, non ci sono mai stata. Non sono mai stata nemmeno a Roma, che è una città che vorrei davvero visitare tantissimo perché. Io studio arte, cioè faccio liceo artistico e adoro storia dell'arte. L'anno scorso ho studiato praticamente tutta l'arte rinascimentale e l'arte rinascimentale si trova tutta a Firenze e a Roma. Io ho visto Firenze, adesso voglio vedere Roma e sono lì che sbavo pensando alla Cappella Sistina. Sì, lo so, mi faccio queste castelli mentali, io voglio vedere la Cappella Sistina, voglio vedere com'è, voglio vedere come disegna, vabbè. Voglio vedere questo, come Michelangelo ha affrescato tutta la cappella, veramente sono. Io adoro Michelangelo, vabbè, e quindi non vedo l'ora di fare questo viaggio d'arte, magari unirci pure Luca Co il Romix, magari. Niente, mi ispira troppo Roma. Tra l'altro c'è anche un negozio di fatine, che è gigantesco, quello Storia e Magia, da cui ho ordinato la fata, quella lì, la coppia che avevo fatto vedere nello scorso video, che è da quel negozio lì, quindi voglio anche andare lì per quello, ma più che altro per le opere d'arte, per il patrimonio culturale che c'è lì. Ah, e a proposito di fatine, sono strafelice che il video che ho fatto sulla mia collezione mi sia piaciuto. Io mi aspettavo di ricevere 10 visualizzazioni e due commenti, ma manco due commenti, se proprio fate buoni. Invece avete commentato in abbastanza e le visualizzazioni non sono nemmeno così poche. Quindi grazie mille, sono contenta che vi sia piaciuto, non me l'aspettavo veramente. E se vi piace, appunto, ho visto che alcuni mi hanno chiesto di continuare a fare video sulle fatine, magari di farvele vedere, appena ne comprerò di nuove. Adesso passerà un po' di tempo, ma quando ne comprerò una nuova, magari di farvi una recensione. E mi fa tantissimo piacere questo perché non me l'aspettavo che vi piacesse. E soprattutto, boh, è un argomento un po' di nicchia per dire, perché comunque su YouTube non c'è nessuno praticamente che ne parla. E quindi poter essere io non la prima, però la prima a fare video. Continui su questo argomento, mi fa piacere. E poi la mia passione, questo canale è sulle mie passioni, quindi si amplierà sempre di più. E niente, appunto, sono contentissima che vi sia piaciuto quel video lì. E niente, siete state anche dolcissime nei commenti, veramente carinissime. Carinissime, carinissime, vabbè. E niente, che vi posso dire? Io non mi scrivo un copione per fare questo tipo di video, quindi ogni volta rimango lì. Cosa posso dire? Posso dire che tra poco esce Orange di Ichigo Takano, esce con Luca Comics per Flashbook e io non vedo veramente l'ora perché quel manga è bellissimo. Io l'ho letto in scan, ho letto qualcosa in scan, tipo i primi 3 volumi mi sembra, e mi stavo innamorando di quella storia. Infatti non vedo l'ora che esca per averlo tra le mani. E niente. Quindi questa è l'uscita più che altro che aspetto con ansia del Luca Comics. Ah, tra l'altro è uscito anche l'ultimo volume di Electroshock Daisy, che devo ancora andare a comprare, sono lì che fremo, perché appena ho visto che era uscito ho iniziato a sclerare. E è uscito anche Haruhito. Haruhito è un manga della stessa autrice di Perfect Tick, ovvero. Aspettate un attimo, non ci vedo fin lì. Nagamo Nanagi. Non so, ricordo, Nagamo Nanagi, che è stata autrice appunto di Perfect Tick di Koibana. Io avevo già letto Haruhito, tipo i primi 2 capitoli proprio in scan, e speravo, ma perché non ce lo portano in Italia? Ecco che ce lo portano in Italia, sono troppo felice, quindi lo andrò a comprare anche quello. Quindi sarà un mese abbastanza produttivo a livello di fumetti, perché già sono uscite un sacco di cose a cavallo con i Luca Comics, quindi.
E tra l'altro sto facendo anche un sacco di letture letterarie, un sacco di letture per quanto riguarda i libri, perché io ho avuto un blocco di lettore praticamente per tutta l'estate. Compravo libri perché volevo scoprire nuove storie, volevo, però poi quando dovevo leggerli non avevo più voglia, quindi alla fine non li ho accumulati, ho un sacco di libri da leggere. Però ieri sono andata in libreria e dopo una vita che cercavo questo libro, lo cercavo tipo da un mese, sì, per me è una vita, lo cercavo da tantissimo, ero lì che andavo nella libreria a chiedere: ce l'avete? E no, non ce l'abbiamo, e no, non... ma anche quelle giganti tipo Feltrinelli non ce l'avevano. E l'ho trovato finalmente, ieri l'ho trovato. Sto parlando di Per una volta nella vita di Rainbow Rowell, libro che mi ispirava troppo, ho sentito nominare qui su YouTube, una ragazza ci ha fatto una recensione. Erika, sì, sai che sto parlando con te, però non mi viene mai il tuo nickname. Ah, mannaggia, mannaggia, mannaggia. E, se riesco vi metto il link nell'info box perché sono un po' impedita con queste cose, il link al suo canale. È bravissima. E niente, parlava di questo libro e mi ha subito incuriosito. Il titolo originale è Eleanor Park, ma qua in Italia ovviamente cambiano tutto. Si chiama Per una volta nella vita, qui in Italia, e anche la copertina è diversa. È una storia dolcissima. Io sono arrivata qua praticamente a più della metà. Sono arrivata qua, no, forse non ancora. Sì, a metà. È bellissimo, fantastico, fantastico. L'ho iniziato ieri, ma cioè neanche un giorno fa, praticamente l'ho iniziato ieri sera, sono già a metà, della metà. Bellissimo, bellissimo. E lo aspettavo, cioè aspettavo di comprarlo da tanto perché appunto non lo trovavo da nessuna parte. Ero lì che dicevo, perché non c'era nessuno? Mi piace un sacco, quindi ve lo consiglio. Poi vabbè, quando lo finirò farò una recensione. Se poi spero che mi piacerà così tanto fino alla fine, perché sennò soffrirò per questo. E invece ditemi voi che letture state facendo, consigliatemi qualcosa da leggere. Io sono sempre affamata di letture, voglio sempre sapere cosa state leggendo voi. O se me lo consigli, mi consigliate qualcosa, appunto, io sono aperta a ogni consiglio, ogni consiglio, infatti. E quindi se avete qualcosa da consigliarmi che vi è piaciuto particolarmente, ditemelo in un commento. Perché ultimamente ho proprio voglia di leggere, ho proprio voglia di staccare la testa, che brutta frase, di staccare proprio il pensiero, di allontanarmi e di immergermi in un mondo fantasioso, comunque in una storia che non sia la mia, diciamo la mia vita. E, mi è passato il blocco del lettore, sì. Sì, è proprio di sì. Proprio sicuro mi è passato il blocco del lettore. Questo libro mi sta facendo un sacco. Poi, dopo di questo, dovrei leggere Il Circo della Notte, anche questo consigliato da Erika. Vi lascio, se riesco, il link nell'info box. E niente, appunto, mi ispirava anche quel libro. Poi l'ho trovato per caso, l'ho comprato. E invece, sto anche facendo un sacco di. Sto facendo un sacco, sto passando un sacco di tempo, cioè non proprio tantissimo, però ogni tanto mi metto lì a giocare al Nintendo. Perché io da un sacco di tempo anche lì che non giocavo al Nintendo. Perché io dovete sapere che ho il Nintendo 3DS, ma tipo da un anno e mezzo. Un anno e mezzo fa lo volevo perché usciva Animal Crossing New Leaf. Io sono sempre stata appassionata di quella saga e tipo ero lì che no, devo averlo. E così appunto me l'ero fatta regalare per la promozione. E da un po' che non ci giocavo ad Animal Crossing e lo adoro sempre di più quel gioco. Cioè è bellissimo quel gioco. Qualcosa di stupendo. Sto scoprendo sempre più cose. Poi quel gioco non finisce mai, è troppo bello. È un simulatore di vita. Un po' tu ti organizzi la tua città, sei il sindaco di questa città, poi ti arredi la casa, la puoi ampliare, puoi andare a fare shopping, a comprare cose varie, puoi vendere i tuoi prodotti, diciamo, non i tuoi prodotti, i tuoi mobili, i tuoi oggetti per poi guadagnare soldi, puoi fare tantissime cose, parlare con i cittadini, è qualcosa di stupendo quel gioco. Penso che lo conosciate un po' tutti, a meno di nome, perché è famosissimo, è da un gioco giapponese, tra l'altro. Io lo adoro. Proprio, è stato anche il mio primo gioco in assoluto. Mi ricordo che da piccola avevo 8 anni. Mi avevano regalato il Nintendo Lite. Si chiamava Nintendo DS Lite, mi sembra. Sì, era quello lì, piccolino, vabbè. E io volevo a tutti i costi Cookie Mama. 8 anni, volevo Cookie Mama. C'era la mia cugina, lo guardavo sempre, mi piaceva tantissimo. Io rompevo che volevo Cookie Mama. Arrivano a casa con Animal Crossing. E io tipo, no. Perché non è Cookie Mama, no? Poi mi dicono, ma guarda che secondo me è più bello, secondo me è più bello come gioco. Io, boh, proviamolo. L'ho iniziato, era Animal Crossing The Wild World, quello lì. Uno dei primi Animal Crossing in assoluto. Ci gioco tuttora, ci ho giocato fino all'anno scorso a quel gioco e avevo 8 anni quando l'ho iniziato, adesso ne ho 17. Quindi diciamo che è un pochino cambiato cioè,
non è cambiato molto il mio interesse verso questa saga, ecco, Animal Crossing. Penso che qualunque titolo mi proporranno, basta che si chiami Animal Crossing e io lo comprerò. Quindi, veramente, basta magari che non devo comprarmi una console che costa 1000 euro prima di poter giocare a quel gioco. Però, niente, Animal Crossing è bellissimo. Se lo conoscete, ditemi un po' anche voi se giocate ad Animal Crossing, se vi piace come gioco, parlatemene un po' perché, boh, non conosco quasi nessuno che ci gioca. Ho una mia compagna di classe, Miriana, che saluta. Ciao Miri, però non penso che non guarderà mai questo video, ma comunque la saluto lo stesso, che ci gioca, però è l'unica appunto che conosco. Quindi mi sento sola. Ditemi che anche voi ci giocate, che non sono l'unica. E niente ragazzi, non so cos'altro dirvi. Questo video è un po' sclero, perché lo sapete quando faccio i video vlog sclero. Video talk, video vlog, non so mai come chiamarli. E niente, oggi è domenica, domani si torna a scuola. Che bello, però entro un'ora dopo perché manca la prof di inglese, quindi meno male, almeno dormo un'ora in più, anche se abito a 2 passi dalla scuola, però per me dormire è essenziale. Cioè io soffro d'inverno non tanto per il fatto di andare a scuola, ma per il fatto di alzarmi al mattino, cioè è quello che mi pesa, non il dover andare a scuola. Stava cadendo il libro, posiamolo, non per il fatto appunto di andare a scuola, ma proprio per alzarmi, quindi poter dormire un'ora in più al mattino per me è una cosa bellissima, è un regalo. Niente ragazzi, io tornerò presto con un nuovo video, cercherò di fare un video vlog anche a, cioè un video proprio vlog in cui faccio vedere la giornata a Lucca. Poi volevo fare, ah, a proposito, volevo inserire una nuova categoria di video che mi piace guardarli e pensavo di inserirli anch'io, che stanno un po' inserendo un po' tutti i booktuber e comunque persone in generale, youtuber, ovvero i preferiti del mese. Che è una cosa carina, una rubrica carina da fare ogni mese, quindi mi sa che a fine di questo mese vi arriveranno i preferiti del mese. E ditemi se vi interessa questo tipo di video, comunque penso che sia un video carino, comunque una rubrica carina da proporre, anche per variare un po' video, perché io a volte mi ritrovo a fare video, a dirmi che video faccio, perché comunque più di tanto oltre non posso andare, ho i miei limiti per quanto riguarda il mio canale, e quindi cerco sempre un po' di ampliare, di fare qualcosa di più. Niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, spero di non avervi annoiato, e ci vediamo alla prossima, ciao!